È stato attivato questa mattina, lato alla zona industriale di Gela, l'impianto di compostaggio alla presenza del sindaco di Gela Domenico Messinese, del vice sindaco Simone Siciliano e di altri sindaci del comprensorio. Finalmente parte un impianto che è rimasto in stand-by per troppo tempo. Erano soldi dei cittadini, soldi della comunità europea, che spesi da diversi anni fa, quasi 10 anni, e che non sono stati mai utilizzati. Grazie all'ATUCL2, all'ARPA, all'ASP e alla Regione Siciliana siamo riusciti a superare tutti quei problemi di autorizzazioni burocratiche che c'erano, che non permettevano l'avvio di questo impianto. Questo è importante perché è un passo per riuscire a far diventare i rifiuti una fonte economica importante. Una fonte economica che sta nel territorio, nel nostro territorio, e quindi parliamo con quei principi di economia circolare che sono fondamentali nello sviluppo moderno di tutte le attività. È un impianto che consentirà di trattare i rifiuti organici della nostra città e non solo, ma anche degli sfalci. Questa è una delle opere che permette, diciamo, attraverso l'impianto di compostaggio, di avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero. Si tratta di tutta una serie di impianti da cui il trattamento dei rifiuti può portare alla rivalorizzazione, appunto, degli stessi rifiuti, sia come compost, sia come ad esempio materiale per estrarre gli oli per biocombustibile oppure per biogas. Questo è uno dei primi passi, mettendo in moto già l'esistente, ma c'è in programma da parte non solo dell'amministrazione di Gela, ma di tutta la SRR4, di poter avere nuovi altri impianti come impianti anaerobici per la produzione di syngas, ma anche il trattamento dei rifiuti elettrici, cosiddette RAEE, e di altre frazioni che normalmente noi portiamo per adesso fuori dal nostro territorio. Noi vogliamo che il nostro territorio abbia le piattaforme per gestire i rifiuti e quindi di poter avere una ricaduta non solo economica ma anche occupazionale. Questo impianto, partendo adesso, già dà la possibilità a 4-5 persone di poter avere un posto di lavoro. Non è forse molto, ma è importante. Ogni singolo posto di lavoro per noi è importante e questa è una cosa che bisogna sottolineare.